vincerà un premio esclusivo, un premio che potrebbe essere potenzialmente anche uno spritz col sottoscritto, ovviamente pagato da voi, ovviamente pagato da voi, capite? Oh, Sara, lo sai chi c'era prima in live? C'era il ragazzo dove abbiamo dormito, là, nella casa, c'era Umberto, il ragazzo del B&B. Cazzo, io gli ho dato dei soldi, è lui che me li doveva. Se sapevo che era un follower del canale questo e non dell'altro, col cazzo che gli devo i soldi, mi deve un sacco di soldi, Umberto. Mi deve un cazzo di soldi, va bene? Esatto. Sì. A saperlo non lo pagavo. A saperlo che mi seguiva qua. Sara, ho fatto una cazzata. Cioè, me l'ha fatta. Se io sapevo che lui era un follower di questo canale, con tutti i soldi che mi doveva dare, non l'avrei pagato. Cazzo, mi ha fottuto. Comunque, allora, è stato furbo. Non mi ha detto che mi seguiva sul canale delle moto, ma non mi ha detto che mi seguiva qua. Così, cioè, così non gli devo dei soldi. È stato furbo e così se l'è fatti addirittura. Prima canzone, ragazzi. Concentratevi, vi ricordo che chi vincerà vincerà un premio davvero esclusivo, ragazzi. Cazzo fate? È facilissima. Perché non state indovinando? Bravissima Martina, tieni 592, punto per te. Enrica, per favore, tieni i punti. Ragazzi, però si svegliatevi, eh. No, non è che voglio straccantare tutte le canzoni. Dovreste indovinarle un po' più velocemente. Tieni i punti, Enrica, per favore. Siete rincoglioniti.
culo. Prossima. Allora, ragazzi, chi è sveglio? È Martina, infatti gli ho detto. Federica, esci, rientri alla live, forse sei indietro. Esci, rientra alla live, perché forse sei indietro. 3, 2, 1. Prossima canzone. Si fa a scambiare uno dei più grandi artisti italiani con la Dark Polo Gang? Come si fa? Enrica, togli 3 punti a Ilaria Comastri. Mastri, per favore. Allora, prossima canzone. Prossima canzone. Ma cosa da pazzi? Che cazzo hai scritto su YouTube? Cosa cazzo hai scritto, Ilaria? Droga di meno. Allora, prossima canzone. Bravissimo, Daniele Bianchini.
Bravissimo. 2 punti per Daniele Bianchini. Minchia, ma ragazzi, siete rincoglioniti e tutto il resto, eh. Ma non conoscete le canzoni più famose dell'Italia, degli artisti cantautori italiani. Questa ve la voglio dedicare. Quando siete tristi, quando siete infelici, ascoltatela. Ascoltatela questa canzone, ragazzi. Ascoltatela. Va bene. Perché vi potrebbe rallegrare. Ok? Va bene? Cercate di rallegrarvi, ragazzi. Sogno cimitero di campagne, io là. All'ombra di un ciliegio in fiore senza età. Per riposare un poco 200 o 300 anni. Giusto per capirti più e placar gli affanni. Sì, yes baby. Scusate per la piccola parentesi canterina. Ogni volta che canto perdo 50 spettatori. Siamo 61, anzi, ci siamo mantenuti. Allora, il punto di Martina non va a nessuno. Buonanotte Martina, buonanotte. Bravissima Giuliana, bravissima Giuliana, sei riuscita a indovinarne una, punto per Giuliana. Ragazzi, un attimino, devo fare la pipì, me la sto facendo addosso che ho bevuto il succo di frutta prima di andare in live. Vi chiedo la cortesia di aspettare un secondino, vado un attimo a fare la pipì, sto tornando.
canzone. Avete sentito la Pepe, ragazzi? Quindi, prossima canzone. Concentrati, Francescone. Questa potresti indovinarla. Questa potresti indovinarla, Francescone, amico mio. 3, 2, 1, via! Bravissima Giuliana, Mengoni no stress, no stress, no no no, non è quella, cazzo Francescone, non è lunedì, è il cielo nella stanza, Francescone, Francescone. Non mollare, non mollare Francescone, puoi ancora recuperare Francescone, puoi ancora recuperare, perché ti stupirò con la prossima canzone. Nel frattempo pareggio tra Daniele e Giulia, Giuliana, Giulia siamo pari, sta buono, esatto, niente, manco mezzo punto, ci rinuncio. Va bene, mezzo, il punto di Martina va a Federica, facciamo così, visto che Federica comunque mi ha supportato economicamente e con i soldi si può comprare tutto, anche Ilaria, poi lo ascolto. Ilaria, potresti smetterti di spammarti 24 su 24. Va bene, poi lo ascoltiamo tutti insieme. Io pure che ti do retta. Io pure che ti do retta. E togli un altro punto ad Ilaria, per favore. Togli un altro punto ad Ilaria, Enrica, meno 4. Si spamma pure. Allora, 3, 2, 1, via. Bacioni e complimenti, Francescone, hai dimostrato di sapercela fare. E adesso, come prima ci immaginavamo Francescone solo nella stanza con quel violino, adesso Francescone me lo immagino così. Francescone ne ha indovinata una, complimenti. Complimenti Francescone. Voilà, bravissimo Francescone, bravissimo. Allora, questa sarà decisiva. Vale 2 punti. Questa canzone qui vale 2 punti. Quindi potrebbe vincere Daniele, potrebbe vincere Giuliana, potrebbe vincere Federica, potrebbe vincere Francescone. Sicuramente non può vincere Ilaria. E tutti gli altri potrebbero pareggiare, quindi poi si farebbe lo spareggio. Questa vale 2 punti.
su qualcosa di commerciale ma abbastanza sconosciuto, va bene? È un artista davvero commerciale che spazia dalla musica popolare alla musica rap, quindi sia Francesconi sia gli altri possono indovinare. È una canzone vecchia, un po' difficile, ok? E ce la possiamo fare. Attenzione, attenzione, abbiamo un vincitore. Abbiamo un vincitore di questo Inaudi Polsara Panda a sorpresa. Abbiamo un vincitore. Decretiamo il vincitore dell'Inaudi Polsara Panda. Il vincitore dell'Inaudi Polsara Panda di questa sera è Federica Attadia. Attadia. Che cazzo ne so, cognome complicatissimo. Complimenti Federica Attadia, complimenti. Sei la vincitrice dell'Inaudi Polsara Panda. Bravissima, bravissima. Si è pure spento il telefono, ragazzi, appena in tempo. Mi si è scaricato, non funziona più un cazzo. Perfetto, mi si è appena spento, non posso più leggervi. Complimenti, hai vinto l'Inaudi Polsara Panda. Se questo Inaudi Polsara Panda vi è piaciuto, lasciate un like.